Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati al vostro amico di Pitbull 200. Siamo qui oggi in Crash Halo. Bloccate quelle porte blindate, svelti, svelti! Allarme a tutto l'equipaggio, intrusi sui ponti di sinistra 4, 7 e 12. Guardi. Ragazzi, voglio avvisarvi un po' di cose. I video che farò di Halo 1 e di altre serie sul computer per motivi di tempo nel caricarlo. Come ho già detto, lo farò magari tipo lunedì, venerdì sera, e li caricherò lunedì, li caricherò martedì, mentre venerdì li farò, li caricherò di domenica, perché sabato forse andrò a fare anche tipo Outlast, tipo li caricherò domenica. Farò massimo video di 10 minuti, non di più, e adesso vedremo tutto ciò. Allora, adesso Capitano Keyes, che piacere vederti. Le cose non vanno bene. Cortana ha fatto del suo meglio, ma non potevamo farcela. Una dozzina di super corazzate dei Covenant contro un solo incrociatore. In queste condizioni mi bastano tre. Facciamo quattro vittime. Dormito bene? Sì, alla faccia di come guidi. Ti sono mancata? Rapporto. Deve essere stato uno dei loro gruppi d'assalto. Direi una carica antimateria. Signora, il controllo di tiro del cannone è disattivato. Capitano, il cannone era l'ultima arma offensiva. Va bene. Sto iniziando il protocollo Call, articolo 2. Abbandoniamo l'auto. Vale anche per te, Cortana. E lei cosa farà? Andrà giù con la nave? In un certo senso. Voglio atterrare con l'Autumn sull'oggetto che abbiamo trovato. Con tutto il dovuto rispetto, non servono altre morti eroiche. Apprezzo il tuo interesse, Cortana, ma non dipende da me. Il protocollo è chiaro. La distruzione o la cattura di un'intelligenza artificiale di una corazzata è inaccettabile, e ciò significa che devi lasciare la nave. Seleziona delle aree di atterraggio d'emergenza, caricale sul mio laccio neurale e preparati a un trasferimento poco piacevole. Sì, signore. E qui entri in gioco tu. Fa uscire Cortana da questa nave e proteggila dal nemico. Se la catturano, saprano tutto. Spiegamento delle forze, ricerche sugli armamenti. Compagno, mi hai scusato. Capisco. La Autumn eseguirà manovre evasive finché non inizierà la fase d'atterraggio. So che non mi darà ascolto, ma lascerei gestire la manovra finale alle mie subroutine. Ottimo lavoro, Cortana. Grazie. Sei pronta? Proceda. Ti auguro buona fortuna. Grazie anche a lei. Ragazzi, molto probabilmente. La tua struttura non è molto diversa da quella della auto. Non farti strane idee. La cosa che voglio dire è che se andrà tutto bene, io chiederò le munizioni da solo a mio zio se potrò fare prendere Halo 2 per il computer e vedere se riusciamo a fare anche qualche gameplay. Vediamo se riusciamo a fare anche gameplay su Halo 2. Halo 1 sicuramente lo finirà. E iniziamo già. Questi qua sono i nemici che si trovano più facilmente durante il corso di Halo. Non sono troppo tosti da battere. Se gli spariamo un colpo ben mirato alla testa, moriranno subito. Quei Marines hanno bisogno di aiuto, capo. Fai del tuo meglio. Invece un Elite che sì, si trova anche quello, però è un po' più tosto da battere. Ma grazie alla potenza di fuoco del nostro fucile d'assalto che abbiamo appena raccolto, non avremo problema a sbarazzarci di gruppi di cobra. Quadra di combattimento ponti 7 e 8, anche per la seconda posizione difensiva. Poi potremo raccogliere anche tipo le armi dei Covenant che bucano gli scudi con maggiore facilità. Ok, prendiamoci pure. Ah sì, ok. Ok, no, questo qua è un kit di pronto soccorso che vabbè, mi darà la salute se ne ho bisogno, ma non ne ho bisogno, quindi andiamo via tranquilli. Ah no, è vero, questo qua potevo farlo in un altro modo.
Questo qua se mi avvicinava alle spalle per il WF con la schiena è subito fatale. Ci ha colpito qualcosa. Svelti, alla camera dei clienti. Ce l'avevo io. Ok, perfetto, grazie Marie. Allora, queste qua siamo entrati in una capsula del bordaggio Covenant. Stanno usando le camere d'equilibrio delle nostre scialuppe per entrare. Forti. Non riusciamo a vedere da azzurri, siamo diventati curvi, blu, siamo stati rosa e da rosa gialli. Siamo diventati più forti. Possiamo registrare più a lungo. Allora, facciamo un attimo questo pezzettino qua. Ragazzi, chiedo scusa, ma se il video mi viene lunghissimo, ci metto troppo tempo a caricarlo. Magari in tempo non ci metto molto, ma ci metto ritirarsi in seconda molto posizione a caricarlo. Perché la mia connessione è divisa. Perché tipo la usiamo io, mio padre, io, con tre computer e console. Poi la uso io magari quando carico il video con l'iPad o con il computer. Poi mio padre quando vuole giocare con l'iPad, mia madre col telefono, insomma, viene piuttosto divisa. Adesso interrompiamo qui, ci vediamo la prossima volta, ci vediamo lunedì su Halo 1, ciao!